Benvenuti lettori di Spazio Games a questo appuntamento dedicato agli Spazio Games Awards 2017. Oggi è la giornata per decretare il miglior picchiaduro dell'anno. Iniziamo con Injustice 2, che è la nuova iterazione di quello che era un brand lanciato da NetherRealms, quindi a capo Ed Boon, che era già il creatore di Mortal Kombat 25 anni fa, penso un po' Matteo. E Injustice 2 ci riporta nel mondo dedicato alla DC Comics, e quindi potremo tornare nei panni di Batman, Superman, Robin, Harley Quinn e tutti quelli che volete voi per tornare a picchiarci allegramente, con tanto di una storyline in single player che avrà molto da dire. Passiamo al secondo titolo di questa lista ed è Nidhogg 2. Nidhogg 2 è prodotto da Immersive, che è lo stesso studio che in realtà ha fatto Nidhogg 1, che strano. E in poche parole riportano in realtà un gioco molto simile nelle forme al primo, ma che in realtà cambia nei tecnicismi e soprattutto nella veste grafica, risultando ancora più frenetico, ancora più cattivo, e questo probabilmente a alcuni non è piaciuto, però in realtà lo rende davvero unico nel panorama di picchiaduro. Passiamo poi a Tekken 7, che ci porta finalmente a chiudere quella che è stata la saga di Mishima, con Aichi che arriva a una conclusione di tutta quella che è stata la sua storia e vicenda. Il gameplay è stato leggermente modificato, è stato più adattato per far sì che potesse essere accessibile a tutti, sono stati eliminati alcuni tecnicismi che rendevano un po' più ostico e difficile, più di nicchia Tekken, e c'è stata un'apertura maggiore che comunque ha valorizzato un prodotto anche agli occhi dei più giovani. Continuiamo con ARMS, il picchiaduro basato sul motion controlling di Nintendo ci ha convinto proprio perché qualcosa di nuovo all'interno di questo genere. Insomma, i picchiaduro c'erano, ma trovare qualcosa, col motion controlling chiaramente, ma trovare qualcosa di competitivo e così preciso mancava. Questo è il motivo per cui, soprattutto perché era una nuova IP e perché è stata fatta bene, abbiamo deciso di inserirlo all'interno di questa lista. Chiudiamo le nomination con Marvel vs. Capcom Infinite, che è l'ennesima iterazione di un brand famosissimo appartenuto a Capcom, che ci permette di mettere da un lato i personaggi della Marvel, sempre sulla cresta dell'onda, grazie alle varie iterazioni cinematografiche, e dall'altro invece quelli di Capcom, che sia per i giocatori degli anni 90, sia per quelli un po' più giovani, hanno sempre uno spazio molto importante all'interno del proprio cuore. E il vincitore di questa categoria è Injustice 2, seguita a ruota da Tekken 7 e poi dopo il terzo posto da ARMS. Beh, direi che è una classifica onesta. Non ci resta quindi che darvi appuntamento per la prossima categoria e chiaramente darvi libero sfogo nei commenti, perché se volete insultare chi ha fatto queste votazioni potete tranquillamente farlo. Ciao!